Eccoci, siamo vive, vivissime. Eccoci qua. Buonasera e Buonasera. benvenuti. Buonasera, benvenuti a chi ci sta ascoltando stasera per questa serata che abbiamo organizzato come tributo a una delle più grandi scrittrici italiane del Novecento, Elsa Morante, in occasione della pubblicazione per Emons Edizioni di due audiolibri. Che sono gli audiolibri di due delle sue opere più famose, cioè La Storia e L'Isola di Arturo, per i quali ha prestato la voce l'attrice Yaya Forte, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera. Benvenuta Yaya, buonasera. E è con noi anche Flavia Gentili, che è la regista di Emons Edizioni, non solo. È anche colei che ha aperto la libreria italiana a Londra, nella quale io e Ornella lavoriamo. E benvenute, appunto, ricordiamo Yaya Forte, attrice di teatro e cinema, ha esordito in teatro con Toni Servillo, ha lavorato con importanti registi del calibro di Mario Martone e Paolo Sorrentino, e siamo felicissimi di averla qua. Quindi niente, vi lascio la parola. Grazie Eccomi, grazie. Martina, Allora, grazie. Grazie a voi. bravissima Martina, io niente, vi ringrazio, sono felicissima di avervi, sono felice di avere Yaya con noi, proprio tanto, tanto contenta di avere la mia Flavietta, beh, quello, cioè, chiaramente, in quanto io ero la sua piccola commessa, no? Cioè, quando eravamo due. La Flavia era la capa della libreria e io dietro con i miei pacchettini facevo la Le piccola facevo fare i seguitrice. pacchetti, sì. Beh, non è tutta Allora, così la storia comunque, ma la racconteremo, anzi, dovremmo fare una puntata solo raccontando la storia dell'Italian Bookshop e dell'Ornella e della Flavia. Vai. ok, va bene, la faremo. Allora, devo dire una cosa, che parleremo stasera di audiolibri, parleremo di Elsa Morante. Io sono una grande fan degli audiolibri perché trovo che non ci sia più nulla di più bello al mondo di qualcuno che ti racconta una storia. Cioè, sono proprio torno bambina, torno quelle cose in cui ti ricordi che la tua mamma, la mia mamma non me l'ha mai raccontata, però ci sono state tante mamme che hanno raccontato le fiabe ed è stato, secondo me, una cosa meravigliosa. A me, essendo mancato, trovarmi gli audiolibri è proprio una grande gioia. Sentire poi degli audiolibri letti da Yaya con storie che io ho amato in maniera non critica, non intellettuale, ma proprio di pancia, di puro cuore, è una grande gioia. Io ho una fortuna, data la mia età, di ricordarmi quando è uscito il libro della Morante, la storia. Perché facevo le scuole. Non l'ho letto subito, l'ho letto dopo qualche anno. Faccio solo un commento, poi lascio a voi due belle signore. Io ricordo la mia lettura della storia. Io non riuscivo a smettere di piangere. Ma anche adesso, se lo dico, mi viene ancora. No, è vero, Cioè, è vero, l'ho sono d'accordo. trovata, era una roba che io mi ricordo di un viaggio in treno, non so dove andavo. Io seduta in questo treno con la storia che singhiozzavo, ma singhiozzavo forte. Cioè mi aveva preso quel dolore universale che viene raccontato in questo libro, era entrato dentro di me e usciva solo con le lacrime. Cioè veramente è stata un'esperienza che ho avuto veramente con pochi libri. Per cui è una grande gioia che due come voi parlino di questa cosa che io Re come adesso. noi, perché anche Perché tu. io adesso ascolto, io adesso faccio Ahi. ascoltatrice d'audiolibro, mi metto lì e voi mi Ecco, raccontate, che è grande così. bellezza. Ma allora io, e poi farò delle domande a Iaia, perché in realtà Iaia in questa situazione è veramente, insomma, è un po', diciamo, la regina. Ecco. Anche io ho avuto un'esperienza come anche io ho incontrato la Morante leggendo la storia, è uscita nel 74 la storia, anche io mi ricordo benissimo, tra l'altro la Morante la fece
chiese a Einaudi di uscire in brossura, non in rilegato, voleva un'edizione economica negli struzzi, e io mi ricordo appunto questo libro bianco con questa immagine rossa, e anch'io ricordo che è uno dei libri che più mi segnò. Non mi ricordo se lo lessi subito, se avevo comunque non più di 16 anni, perché comunque dal 74 ne avevo 14, l'avrò letto 2 anni dopo, però è un libro che mi ha segnato tantissimo. E poi dopo l'ho ripreso, sono stata felicissima quando Emons ha deciso di fare l'audiolibro. In questo Yaya ci ha anche dato una grandissima mano e abbiamo ovviamente chiesto a lei di leggerlo. Perché per me è stata l'occasione di rivisitare, di rileggere, di riappropriarmi di un'esperienza che allora per me fu fortissima. E devo dirvi che poi, entrando in sala di registrazione e seguendo Yaya in corso di lettura, perché poi erano passati tanti anni dal 76 che l'ho letto, insomma, quando l'abbiamo letto Yaya, tipo 3 anni fa, forse 2 o 3 anni fa, è stato, avendo io adesso appunto 61 anni, cioè rileggendomelo, facendomelo leggere, rileggere da Yaya, è stata di nuovo una scoperta, una riscoperta. Ricordavo delle cose che ho visto sotto una luce differente, mi sono goduta di più certe cose che mi erano sfuggite quando avevo 16 anni, e inevitabilmente, ma l'impatto è stato fortissimo. Allora, avendo raccontato Ornella del suo incontro con la Morante l'avevo incontrata prima con le avventure di Caterina quando ero molto piccola, però poi dopo l'ho veramente conosciuta con la storia, appunto, quando avevo 16 anni. Avendo raccontato io chiedo a te, Yaya, che abbiamo letto prima la storia e poi più recentemente l'Isola di Arturo. Il tuo incontro con la Morante invece come è avvenuto? Come lettrice, prima che lettrice in sala di registrazione? Come lettrice, il primo suo libro che ho letto è Menzogna e Sortileggio. E subito dopo lessi l'Isola di Arturo, insomma, li ho letti tutti per innamoramento, perché è una scrittrice che ero anche molto giovane, cioè avevo 18 anni, però insomma mi colpì moltissimo per lo sguardo, non solo per la lingua, ma erano cose che in gioventù non riuscivo a capire così precisamente. Ma la cosa che mi colpiva era la forza dei personaggi, la pietas della Morante verso gli ultimi, gli umili, e la sua capacità di rendere vivi attraverso la pagina scritta gli umani, gli animali, gli oggetti. Veramente ha una visionarietà e un'immaginazione sempre calda, e uno sguardo sulla storia dell'umano, insomma, mi aveva emotivamente colpito molto. Quando poi, per cui ero già una grande appassionata, ero innamorata totalmente di questa scrittrice. Quando poi ho iniziato a lavorare con Carlo Cecchi, l'idea di poter frequentare una persona che ho amato moltissimo, che amo moltissimo come Cecchi, e che avesse avuto una tale relazione con la Morante, era per me un privilegio totale. Quando poi Cecchi, che è molto restio a dare i diritti per qualunque utilizzo, proprio per il suo amore e il grande rispetto che ha per questa scrittrice, mi ha concesso di essere, diciamo, la lettrice ufficiale della Morante, mi è sembrato un sogno, un incontro, un sogno in cui gli amori si moltiplicavano, l'amore per la Morante, per Cecchi, e quindi quando Flavia mi ha chiesto di poter leggere sia la storia che l'Isola di Arturo, è stato una bellissima opportunità, anche perché io, che sono una grande lettrice, sono proprio un'appassionata, per cui al di là di tutto leggo tantissimo e adoro leggere, trovo che la lettura ad alta voce abbia cioè dia sia all'ascoltatore che al lettore delle possibilità di scoperta ulteriori, perché
Così come bisogna, secondo me, quando si legge un libro ad alta voce, rispettare profondamente la scrittura, anzi, cercare di avere un'attenzione proprio alla filologia, perché bisogna come entrare nell'andamento musicale dello scrittore. Nello stesso tempo bisogna onorare l'oralità, cercando, secondo me, di fare delle letture che rispettino totalmente la scrittura, ma la facciano risaltare, la facciano suonare, perché è quella l'opportunità ulteriore per un ascoltatore, poter sentire anche un testo che conosce o scoprirlo attraverso pure una esaltazione della struttura musicale della lingua. E la Morante, che è Assolutamente. una lingua complessa, una lingua ricca, non, spesso la letteratura contemporanea risente di una bidimensionalità linguistica. La Morante invece è una che ama usare la lingua, gli aggettivi, con molta ricercatezza e con molta sapienza, e quindi va onorata facendo sì che questa lingua suoni in una dimensione tridimensionale. Assolutamente, direi che anche c'è un grande coraggio, almeno io non sono ovviamente una critica letteraria, io seguo le letture, ho questo meraviglioso privilegio di seguire le letture in sala di registrazione, quindi passo le mie giornate con dei grandi attori che mi leggono auspicabilmente dei grandi libri, e questo è il caso ovviamente della Morante. Dunque, la mia sensazione, quello che posso dire, è proprio si basa sulla mia esperienza. Io sono il primo orecchio che ascolta i lettori che leggono per me i libri. E la Morante, una cosa che mi ha colpito è appunto anche il grande coraggio, cioè non, è una che, non so, ecco, dimmi tu se sei d'accordo con me, Iaia, non ha paura di fare grandi voli pindarici, cioè il suo italiano è meraviglioso, molto immaginifico, anche inusuale, cioè immagino che quando è uscito L'Isola di Arturo, che è uscita mi sembra nel 56, no, 57, 50, aspetta, me lo so, 57, ha vinto anche lo Strega, cioè è una scrittura coraggiosissima, non tanto perché è sperimentale, ma questo proprio perché è estremamente fedele a se stessa e sempre comunque incredibilmente viva. Ora, è vero quello che dice E poi Iaia, cioè, sottolineo un'altra cosa, che la Morante, che non è una cosa così comune, la Morante ha una capacità di dare voci diverse a personaggi diversi. Questa è un'altra forza enorme, perché spesso, a volte capita che gli scrittori, anche scrittori molto bravi, usino la stessa voce per tutti i personaggi. La Morante mette è dentro vero. anche i dialetti, mette, cioè non ha paura, ma e secondo me i suoi personaggi diventano così vivi, potenti e specifici perché lei sa dare a ogni personaggio una lingua dell'anima diversa. E questo va onorato, secondo me, quando la si legge ad alta voce. È verissimo, naturalmente questo sembra facile a dirsi, ma è difficile a farsi. E allora qui io vi devo raccontare cosa significa avere Iaia Forte in sala di registrazione che legge la Morante. Mi tocca farlo, insomma, nel senso che, e non esagero, giuro che non esagero. Cioè, allora, quando si entra in sala di registrazione con un grande libro, ok? E con un grande lettore. Benissimo, allora sì, è vero, bisogna sposare la causa del libro, bisogna raccontare le voci del libro, se il libro, come nel caso dei libri della Morante, hanno più voci, la musicalità. Però a me che faccio la regista, che sto dall'altra parte, interessa anche sentire l'attore, altrimenti potremmo scegliere un'unica voce che lega indiscriminatamente tutti i libri. E invece no. Perché loro magari non se ne rendono conto, ma quando leggono raccontano anche di sé. Non solo raccontano e leggono il libro, È e se verissimo, sono hai bravi e molto ragione. bravi, tirano fuori, ma devono tirare fuori anche loro stessi. E non è una questione di perfezione di dizione o di, anzi, le incertezze, le emozioni, le sfumature.
vengono fuori solo da chi ha la capacità, cioè conosce molto bene il mezzo, cioè legge molto per sé, conosce molto bene il mezzo, la propria voce, a testa e a cuore, e le fa funzionare questi due, diciamo, testa e cuore insieme. E queste robe qui a me raccontano un sacco di cose. Io non potrò mai scriverle, ma mi sembra di conoscerle di più Questo dopo sarebbe aver bello, letto. Allora, interessante. ecco, per cui vi confesso adesso, ve lo dico, che voi vi rivelate moltissimo. E quindi, ecco, allora, perciò, la capacità di anche di lasciarsi andare, di non aver paura, perciò il coraggio della morante scrittrice, ma il coraggio anche di Ea Forte, lettrice della morante. Ecco, allora da questa Quello me lo dà combinazione Carlo nasce. Cecchi, col fatto che mi dice li puoi leggere solo tu, allora il coraggio lo assumo da lui. Sì, però, vabbè, ma anche tu, perché anche tu, anzi, cioè, tu hai comunque una cazzimma, come si dice, insomma, ma è molto di più. Questa è una parola molto riduttiva, insomma. Perciò, ogni lettore è diverso, ogni attore è diverso, i moti dell'anima sono palesi per me, almeno credo, non sempre, non per tutti, ma per chi è particolarmente sensibile, per i lettori che sono particolarmente sensibili e che hanno il coraggio di lasciarsi andare, questa cosa viene fuori e secondo me è un grandissimo arricchimento. È chiaro che tu, Iaia, hai un Noi rapporto. abbiamo fatti anche una piagnutella insieme durante la storia. E Il come no? finale della Ecco. storia, la morte di Giuseppe, io e È Flavia, tremendo. perché che bellissimo, sono anche incontri indiretti attraverso un terzo che è un mezzo medianico come la scrittura, incontri un altro essere umano in una zona di emotività scoperta, per cui è stato meraviglioso quando ci siamo ritrovati alla fine io e Flavia che piangevamo. Sì, no, ma è vero, è vero. E questi sono i momenti in cui si capisce che proprio. Si è raggiunto, io non so quanti cuori possa avere un libro, un romanzo, un grande romanzo, magari non ne ha uno solo, magari ne ha tanti, però diciamo, indubbiamente è un momento importante. Io sono stata molto felice perché appunto la storia non mi ha assolutamente deluso in questo secondo grande incontro che ho avuto, grazie alla tua lettura e anzi mi ha dato tantissimo, ha messo a fuoco tante cose. Io però ti volevo anche chiedere, e ti ringrazio sia di esserci stata per la storia che per l'isola di Arturo, ma magari dici velocemente, poi però ci deve leggere un pezzo della storia, questa cosa di Cecchi e della Morante, perché magari non tutti la Carlo sanno. Cioè, il Cecchi rapporto tra Cecchi, ecco. è un grandissimo attore, regista e intellettuale, che è una cosa che spesso non si lega all'idea dell'attore e del regista, invece Cecchi lo è. E, è stato praticamente il pupillo, beniamino assoluto della Morante ed è attualmente l'erede non solo di tutta l'opera della Morante, prima la divideva con Garboli e ora lui è l'erede anche di tutta l'opera di Cesare Garboli, per cui è, insomma, è il depositario non solo per l'amore che Lavorante e Garboli avevano per lui, ma per, secondo me perché hanno capito che era una persona che aveva la testa per poter gestire questo materiale rispettandolo con rispetto e con amore. E lui è anche, secondo me, eccessivamente severo nella tutela di questo materiale, ma insomma, il loro legame era talmente forte che io capì, era veramente un legame fortissimo, per cui capisco insomma, il tipo di rispetto che lui nutre per la sua opera. Iaia, vuoi leggerci una. Abbiamo chiesto a Iaia di scegliere una pagina della storia, una pagina anche dell'isola di Arturo. Vuoi leggerci così, informalmente, questo bellissimo salotto con questi libri che ti fanno da cornice? Ecco, e raccontarci anche magari che pagina hai scelto. Dunque, ho scelto, perché è un tema anche fortissimo della storia, naturalmente la questione ebraica, e ho scelto una pagina in cui
Ida Ramundo, che è questa maestra, una donna veramente, insomma, sembra un personaggio, sembra una Simone Weil, che inoltre la Morante amava tantissimo. Scusate che faccio un attimo uscire il cane, non è mio, sono a casa con la mia. Meravigliosa casa con dei bellissimi, guarda, stupendo. Anche Ecco. lampadari, bellissimo. No, Perché si tutto lamentava. bellissimo. E insomma, questa Ida Ramundo, che appunto io l'ho sempre immaginata fisicamente come una sorta di Simone Weil, che ha avuto questo figlio, perché è stata violentata da un tedesco. E Ida Ramundo è terrorizzata, è tutto naturalmente ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, perché ha una lontanissima parentela con, cioè una nonna, e ora non ricordo bene, insomma, Ebrea. però ebrea di lontane generazioni, per cui ha il terrore di essere, insomma, di essere presa. Del giorno, questo è una bellissima pagina, il giorno in cui lei e il figlio vanno alla stazione Tiburtina e c'è la famosa deportazione degli ebrei dalla stazione Tiburtina di Roma. Una mattina assolata, Ida si alzò in fretta, sapendo che per questo lunedì aveva in programma di comperare a Giuseppe un paio di scarpette nuove, visto che si approssimava l'inverno. Dopo un percorso a piedi abbastanza lungo, l'autobus diretto al Tiburtino li fece aspettare più di mezz'ora. In compenso furono fortunati nell'acquisto delle calzature, riuscendo a scovare, dopo molte ricerche, addirittura un paio di stivalini alti alla caviglia, quali Giuseppe non ne aveva mai posseduti. Tornando indietro, all'altezza di Piazzale delle Crociate, furono sorpassati da una donna di mezza età che correva come una pazza nella loro stessa direzione. Ida la riconobbe. Era un'ebrea del ghetto, moglie di un certo Di Segni Settimio, che teneva una piccola compravendita di roba usata dietro a Sant'Angelo in Pescheria. Signora! Signora Di Segni! Ida la chiamò, affrettando il passo alle sue spalle. E siccome quella non pareva sentire, immediatamente si prese Giuseppe in collo e la rincorse. Colei però non le dava ascolto e quando Ida le fu accosto la guardò a malapena. Signora, non mi riconosce? Io, incalzava Ida. Ma quella non le badava e anzi accelerava l'andatura. Sudava e i capelli tagliati corti, grigiastri e ingialliti, le si appiccicavano sulla fronte. Ida le correva al lato, sballottando il bambino in una sorta di panico ansante. Signora, le disse ad un tratto, io pure so ebrea. La signora Di Segni non le dette ascolto, ma come scossa da un allarme repentino, si gettò a correre come una bestia verso la stazione ferroviaria di fronte. Ida, frattanto, si era quasi dimenticata di avere in braccio Giuseppe, tesa com'era a non perdere di vista la figura della signora. La vide dirigersi all'ingresso dei passeggeri, poi tornarne indietro. Ida attraversò lo slargo e prese la stessa direzione. Il cancello era aperto e a circa una decina di passi dall'entrata si incominciò ad udire un orrendo brusio che non si capiva da dove venisse, dato che quella zona appariva attualmente deserta e oziosa. Avvicinandosi ai binari, il suono aumentò di volume. Non era, come Ida era indotta a credere, il grido di animali ammucchiati, ma era un vocio di folla umana. E Ida andò dietro a quel segnale, per quanto nessuno vi fosse visibile. Avvicinandosi, l'invisibile vocio cresceva, richiamando certi clamori degli asili, dei lazzaretti o dei reclusori. In fondo alla rampa stazionava un treno che pareva di lunghezza sterminata.
Ida capì che il vocio veniva da là dentro. Erano forse una ventina di vagoni bestiame senza finestre, con una minuscola grata posta in alto. A ciascuna di quelle grate si scorgevano mani aggrappate, occhi fissi. La signora di segni si fermò come paralizzata, poi iniziò a correre sguaiatamente avanti e indietro, urlando lungo la fila dei vagoni con una voce quasi oscena: Settimio! Settimio! Graziella! Angelino! Dall'interno del convoglio qualche voce ignota le gridò: D'andare via, se no quelli avrebbero preso pure lei. No, no, che non me ne vado! E inferocita, picchiando i pugni contro i carri, gridò: La mia famiglia di segni, famiglia di segni! Settimio! E ruppe d'un tratto attaccandosi alla sbarra di un portello. Dietro la graticola era comparsa una piccola testa di vecchio. Vattene, Celeste, che quelli stanno per tornare. No, no, che non me ne vado. Io pure so giudia, voglio montare pure io su questo treno, gridava, continuando a colpire il portello con violenza. Ida si era coperta di sudore come avesse la febbre. Sentì suonare le campane. Poi sentì dei colpi fondi e ritmati che rimbombavano vicino a lei. Li credette lì per lì i soffi del treno in movimento. Però subitamente si rese conto che quei colpi risuonavano vicino al suo corpo. Era il cuore di suo figlio che batteva in quel modo. Sì, era il cuore di Giuseppe. Pazzesco. Vabbè, pazzesco, nel senso che anch'io che l'ho ascoltato e riascoltato, poi insomma, queste sono cose fortissime. Vabbè, questa diciamo è la dimostrazione che quando appunto c'è una sinergia tra grande testo, grande penna, grande sensibilità, grande attrice, poi escono No, fuori gran belle cose. io poi ho un rapporto fisico con la lettura, cioè non riesco a leggere con la voce, proprio il corpo se ne va dentro e questo è, infatti io ringrazio anche tantissimo Flavia perché l'esperienza che faccio proprio l'esperienza esistenziale, c'è qualcosa di, è come un, non so, è una bolla, è una strana bolla dove la relazione con le parole che per un attore è fondamentale, diventa fisica, non so, mi invade e mi racconta qualcosa di più di me, del libro, del mondo. E queste sono le occasioni più importanti per un attore. E È così. infatti, sì, volevo dire solo una cosa, io non ho ancora sentito l'isola di Arturo, ma la storia l'ho sentita, ed è stata un'esperienza incredibile. Cioè, adesso tu hai letto il mio desiderio in questo momento, oltre al fatto che devo trattenermi dal piangere, vabbè, ma io sono una piagnona che piange velocemente. Io pure. Sì, lo so perché mi ha. E vorrei in questo momento venire lì da te e dire: Ok, sto qui vicino a te. Se mi siedo lì, sto sempre stare accanto a te. No, perché è veramente stata una cosa. Infatti, adesso. Cioè, l'isola di Arturo, vai subito, da domani. No, ma infatti io, siccome Iaia starà con noi ancora, insomma, poi una decina di minuti, io diciamo, le chiederei invece di leggere anche di leggere la pagina dell'Isola di Sì, Arturo, perché questa è più, questa è siamo meno fisica. partiti appunto dal libro del 74 per la storia, però abbiamo letto prima la storia, sia in sala di registrazione che pubblicata, e poi dopo siamo passati invece al 57 con l'Isola di Arturo, che è chiaro che c'è sempre lei, è sempre Elsa che scrive, ma
che mondi, insomma. Poi la musica, che mondi anche differenti, ed è questo anche la grandezza di un grande scrittore, di una grande penna, no? È rimanere fedele a se stesso, ma esplorando e ampliando, cioè facendoci proprio vivere anche emozioni differenti in ambiti diversi. Per cui io direi, leggici, facci anche quest'altro regalo. Io ho un libro che proprio essendo una vecchiarella, però con l'adolescenza coatta, rappresentando per me l'isola di Arturo, proprio il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, è proprio l'isola è veramente il luogo dell'infanzia, della meraviglia, anche del dolore, però insomma, per me è un libro meraviglioso perché faccio ancora oggi difficoltà a superare la mia... Cioè la Adolescenza. mia sostanza adolescenziale. Allora, questa pagina è la pagina in cui Arturo, il cui padre si è sposato che vive sempre fuori dall'isola, si è sposato con questa ragazzetta di paese di cui Arturo è innamorato ma non riesce a dirselo, e la madre che aspetta un figlio dal padre di Arturo, e il momento in cui partorisce, Arturo si rende conto, Arturo che non conosce niente delle donne, anche di questi aspetti proprio della vita femminile, si rende conto che sta per partorire ed è la nascita del fratello di Arturo praticamente. Allora, durante tutto l'anno mio padre lo si rivide forse un paio di volte. In queste occasioni egli riprese l'abitudine di girovagare per l'isola in mia compagnia. La matrigna, che fin dal principio della primavera era incinta, ci aspettava a casa. Si era a metà dell'autunno e il mio fratellastro, secondo i calcoli, avrebbe dovuto nascere sui primi di dicembre. Invece fu la notte del 22 novembre. Le comari se n'erano andate verso sera e dopo cena io e la matrigna ci eravamo ritirati a dormire senza nessun pensiero. Ma di notte tardi mi riscosse dalla stanzetta di Nunzia un gemito cupo, interrotto da urla di un'angoscia tale che io d'impeto corsi là. Nunzia, tutta spettinata e discinta, giaceva di traverso sul lettino. Che hai? Le gridai in modo brutale. Essa mi volse un piccolo sorriso pieno di vergogna e disse: Artù, non è niente, ma bisognerebbe chiamare la mamma. Le sue parole si interruppero in un nuovo urlo. Uscii correndo e non impiegai più di 10 minuti per arrivare alla casa della mammana, dove mi detti a picchiare alla porticina con i pugni e con i calci. Fortunata non tardò ad affacciarsi alla finestra. Corri, corri subito, subito! A casa nostra c'è una donna che sta male assai! Mi stesi sul muricciolo con un sentimento di sconsolata miseria. Il bel paesaggio e lo stellato e la mia isola mi apparivano d'un tratto amari, scostanti, perfino schifosi, perché non avevano pensieri per quella stanzetta nella casa dei guaglioni. Là, ogni notte, avevano dormito due occhi neri di regina che sapevano dire l'adorazione e l'onore di essermi parente. La mammana arrivò ed io ricominciai a correre peggio che all'andata. Correvo verso il nostro castello come se per me e per lei un'eternità fosse in gioco. Ripetevo dentro di me questa parola: Nunziatella, 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 con lo stesso ritmo disperato dei miei passi, e non udivo né vedevo più nulla. Appena fui sulle scale, sentii dal piano di sopra il gridare di una creatura. E arrivato alla soglia della stanzetta, vidi per prima cosa lei, stesa immobile, e il letto macchiato di sangue. Pensai, è finita. In quel momento essa levò appena appena la testa, girandola verso di me. Era viva,
e un sorriso di segretezza e allegria favolosa le trasfigurava la faccia. Artù, è nato Carminiello Arturo. Il giorno seguente fu per noi una festa felice ed io mi sentii di nuovo innamorato della mia isola perché Nunziatella non era morta. Bravissima, grande! Bravissima. Grande! Ascolta, No. Iaia, sappiamo che tu adesso devi fuggire Io vado a e ti vedere un lascia. attimo se c'è per farvi una sorpresa. Un secondo, vado Ok, e torno. sì. E niente, comunque, stavo dicendo, Iaia poi appunto deve andare, ma dobbiamo strapparle una promessa, Flavia, ce l'ha, eh? Certo, Perché certo. Procida, città della cultura 2022, 22, e Iaia ha assolutamente. uno stretto legame con Procida, È per cui un'ambasciatrice, l'ambasciatrice di esatto. Procida. Noi vorremmo fare qui su questi luoghi nell'aria una piccola festa a Procida. Cioè, ci Eccoci. sembrerebbe. Iaia, stavamo dicendo che adesso ti lasciamo andare, però ci devi fare una promessa. Stavamo parlando Procida, Città della Cultura 2022. Ci piacerebbe festeggiare Procida con te e con i procidani. Per te, tu sei l'ambasciatrice di Procida, no? Fantastico, Per cui fantastico, sarebbe bello Procida è fare sotto bellissimo. forma di festa. Cioè, io l'avrei fatta al bookshop, Stupendo. le mie feste del bookshop. Purtroppo non si possono fare, però le possiamo fare qui. Eh? Ti piace come idea? Fantastico, bicchiere di vino e luoghi di Procida Assolutamente. sotto i luoghi dell'isola di E Arturo, un posto festeggiamo bellissimo. Procida, festeggiamo la Iaia, festeggiamo gli audiolibri, festeggiamo la vita, la Morante, festeggiamo tutto. Qualunque cosa Grande, ce la grande. mettiamo in mezzo noi, eh? Grande. Va bene. Grande, Iaia, grazie, è stato un piacere, grazie. grazie di tutto e un bacio a Grazie tutti. Bella, mille. Un abbraccio baciatemi forte. Londra che io Sì, amo. ciao. Ciao Ciao. Iaia, domani con l'Ortese, ciao. Ciao. Ah beh, mica male anche l'Ortese. Sì, Allora. domani finiamo di leggere Il mare non bagna Napoli dell'Ortese con Iaia, Che dunque. libro stupendo. Sì, Mamma di una mia, bestia. ma sono i miei ricordi di gioventù, perché io tutti questi libri, cioè io da ragazza leggevo molto di più che da vecchietta, diciamo la verità. E l'Ortese, Il mare non bagna Napoli, mi era piaciuto proprio tantissimo. Allora, gentile signora Flavia Gentili. Innanzitutto, cheers, perché tu mi hai illuso con questa cosa che Ah, si io ho fanno i continuato ah, bene. eccoli. Evviva, salute, salute a Evviva, tutti evviva voi. tutto. Allora, veramente, secondo me Flavia, adesso ascoltando poi Iaia Forte leggere così come ha letto, stavo pensando che tu fai un lavoro bellissimo, perché essere in un luogo anche che racchiude, perché è una sala, adesso io non l'ho mai vista, però immagino che in una sala di registrazione sia una specie di bomboniera dove due vanno e sono Vero. dentro, per cui secondo me in questi luoghi le parole vibrano di più quasi, cioè perché non c'è distrazione. Siete voi due e le parole e il testo, per cui è un'emozione, devono essere quelle emozioni grandissime che tu hai. È vero, no, no, è vero, appunto io lo dico sempre, da sempre, i miei colleghi se lo sono sentiti dire milioni di volte alla nausea. Io sono una donna molto fortunata, una vera privilegiata che fa un lavoro bellissimo, che è quello di essere appunto l'orecchio e la mano che accompagna, il primo orecchio che ascolta e la mano che accompagna queste letture. Per cui è un lavoro meraviglioso. È un lavoro bellissimo quando si hanno dei testi bellissimi, ed è un lavoro straziante, questo devo anche dirlo, quando invece ci sono dei testi che non reggono la lettura ad alta voce. E capita perché insomma i grandi autori poi sappiamo, non dico che si contino sul palmo di una mano, ma poco ci manca. E appunto la lettura ad alta voce, anche questo insomma lo dico sempre, non perdona, la bellezza e la bruttezza, la forza e la debolezza di un testo vengono esacerbate, emergono e quindi
c'è una grande gioia il più delle volte, poi ogni tanto quando c'è qualche testo che zoppica, invece si va un po' in debito d'ossigeno. Però anche quella è un'esperienza interessante, anche perché c'è un modo per leggere le cose meno belle anche, ecco, e magari elevarle un pochino. Comunque è un lavoro straordinario. Ma ascolta Flavia, perché una volta mi ricordo che sentivo e parlavi con qualche tuo collega e dicevate, allora questo testo lo darei a questo attore, questa... cioè come scegliete le persone? Va bene, Yaya ha un rapporto privilegiato con Elsa Morante, però per esempio, ecco, come li scegliete? Come scegliete il lettore e il libro? Come, chi fa il match? Come avviene? Sin dall'inizio, allora, sin dall'inizio, perché anche noi abbiamo dovuto un po' imparare a fare gli audiolibri. Quando abbiamo iniziato, insomma, avevamo delle idee, ma poi dopo queste idee hanno dovuto prendere corpo, insomma, eravamo piccoli piccoli e anche immaturi in qualche modo. E abbiamo cercato, diciamo, cercando di fare libri che amavamo e che conoscevamo. Abbiamo cercato di come dire, far risuonare dentro di noi la voce, ma anche cioè la voce di chi pensavamo sarebbe stato adatto per quel libro. Ora, adesso sembra una roba un po' macchinosa, la voce, ma anche il carattere, cioè, per dire, adesso noi conosciamo tantissimi attori. Allora, ci sono alcuni attori molto molto bravi che sanno leggere molto bene. Potrebbero leggere qualunque cosa molto bene, però magari hanno una pasta di voce particolare o hanno anche una personalità che fa sì che la loro presenza, come voce dietro un libro renda questo libro più, come dire, più forte, ecco. È un insieme di elementi. Adesso siamo diventati più bravi, più veloci, insomma. Non c'è un'unica formula, non so se sono riuscita a farmi capire, No, no, sì, insomma. benissimo. Ci sono stati momenti in cui ci siamo anche veramente buttati, cioè è stato un salto nel vuoto, abbiamo pensato che quella persona, quell'attore avrebbe fatto un buon lavoro con quel libro e di solito poi, insomma, ci è andata bene, ecco. Per Ma cui è. per esempio, qual è la voce che più ti ha sorpreso, che non tanto ti aspettavi? Cioè quello che tu hai detto, sì, proviamo questa persona e poi cioè, l'ha proprio beccata in pieno, proprio erano tutt'uno col testo. Allora, non parlo degli attori la cui bravura è scontata, e mi spiace dire scontata perché sembra che, non so, parlo di Iaia, di Anna Bonaiuto, di Tommaso Ragno, di Massimo Popolizio, di Sergio Rubini, no. Però voglio dire un'altra cosa, allora, che farò forse, non so se bene risponde. Ci sono degli attori, per esempio, che sono bravissimi attori, che sono diventati famosi facendo la televisione. Ora, adesso la televisione è stata smarcata, chi fa la televisione è considerato un attore comunque, però per anni e anni c'erano gli attori che facevano la televisione e per anni, prima no, poi a un certo punto faceva la televisione e chi faceva teatro e faceva cinema. E allora quelli che facevano cinema e teatro un po' si sentivano, come dire, quelli della televisione. Allora, non è vero, non è vero, anche perché poi spesso questi attori che fanno tanta televisione, tu lo sai dove voglio parlare. Però io cito due esempi recenti, che sono due persone che sono diventate famose con la televisione, Vanessa Scalera e Lino Guanciale. Ora, io non ho mai avuto dubbi sulla loro bravura come attori e sapevo dentro di me che sarebbero stati anche degli straordinari lettori, però infatti è stato così. Allora, non era tanto la mia mancanza, io non ho mai mancato di fiducia, anzi, però Lino quando è entrato e ha letto Rote, poi ha letto La tregua di Primo Levi, che è uscito da pochissimo. È stato straordinario. Vanessa, i Matataranni, eccetera, eccetera, bravissima, grandissima attrice, diventata famosa con questa serie televisiva molto, molto carina, anche tratta dai libri della Venezia. In realtà, poi ha letto i libri della Venezia, ma è una che può leggere qualunque cosa. Ecco. Allora, è più che, ecco, cioè, è stata una bella conferma. Ecco, e io non so anche chi se ho risposto, insomma. No, 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 in Ecco. pieno, assolutamente. Ma infatti sapevo che avresti detto il nostro Scusami, libro.
scusate, adesso siamo in pubblico, sì, ma è come se fossimo io e te a chiacchierare. Esatto, appunto. Ascolta una cosa, invece io so che tu hai una particolare predizione per una voce, che oltre ad essere una voce famosa, diciamo, come cantante, è stata anche una scoperta pazzesca nel mondo degli audiolibri, perché io ho sentito il suo audiolibro e devo dire... Parlaci di come è stato per te arrivare con Francesco De Gregori in sala di registrazione. Mamma mia, che emozione! Che emozione! Sì, abbiamo letto due cose insieme, Conrad e Kafka, cioè due cose mica così piccoline. Francesco è stato uno dei pochissimi che ha preteso il provino. E conosce, amico di uno dei nostri, di Sergio Polimene, il nostro ormai amministratore delegato, il direttore generale, e così chiacchierando con Sergio ho detto ma forse adesso mi piacerebbe provare questa esperienza, però ho detto voglio fare il provino perché io faccio il cantante, non faccio il lettore. Quindi questo è successo un po' di anni fa. Sergio mi ha detto guarda che devi provinare De Gregori, e io sono rimasta basita perché ho detto ma come provinare De Gregori, ma stiamo scherzando, il mio mito, no, non posso, cioè, finché si parlava di attori con gli attori, ormai c'è materia meravigliosa, io li adoro, gli attori ci sto benissimo, ci sguazzo, ma un cantante, un mito, insomma. E lui si è presentato bellissimo, tutto vestito di bianco in sala di registrazione, e ha letto una pagina appunto da Cuore di Tenebra, molto simpatico devo dire, contrariamente a quello che poi appunto io avevo sentito, invece molto simpatico, molto carino, affettuoso, e dopo le prime tre parole io ho detto vabbè, passato il provino, l'ho detto a me stessa, con lui ho fatto un pochino più la cool, perché quella sua voce è insomma straordinaria. Poi appunto Francesco non è sicuramente un lettore di professione, per cui la sua voce porta non asperità, però insomma... cioè, se, non parliamo certo di una voce pulita, ma siccome a me non importa assolutamente niente, non mi importa, anzi a me piacciono anche le cadenze dialettali, regionali, io trovo che questo renda, altrimenti poi insomma uno sceglie solo delle voci, i speaker, no? Che però, no, invece ci vuole, come ho detto prima, bisogna che esca anche il lettore. Devo dire che invece è stato fantastico. E poi Francesco è un uomo non solo molto capace, molto intelligente, molto colto, ed è un vero lettore, perché sappiamo che tra le persone che leggono meglio, cioè non basta che siano grandi attori, ma devono, cioè se sono grandi lettori per se stessi medesimi, è un plus. Francesco è un grande lettore, per cui è stata una bellissima esperienza, sia con Conrad, per me è stato veramente un privilegio, che con Kafka. Flavia, parlando di lettori, sì. Siccome c'è un commento di una ascoltatrice che ci sta appunto seguendo, che dice, grazie, non sapevo niente degli audiolibri mai ascoltati, ma ho imparato tante cose durante questa serata. Ora, secondo me, correggetemi se sbaglio, c'è un po' forse un pregiudizio da parte di chi legge tanti libri, cioè chi ama proprio la lettura sulla carta tradizionale. C'è un po' un pregiudizio nei confronti degli audiolibri, quindi facciamo anche un po' di marketing e ti chiedo perché un lettore, quelli che si chiamano anche i lettori forti, no? Cioè, se io amo tanto leggere i libri sulla carta, perché dovrebbe venirmi voglia di comprarmi un audiolibro e ascoltarmelo? Allora, questa è stata una delle prime cose, con una delle prime, diciamo, dichiarazioni con cui abbiamo dovuto avere a che fare all'inizio. Mi ricordo io e la mia collega Silvia Nono disperate nelle fiere in cui la gente veniva e ci diceva cosa sono gli audiolibri, noi glielo spiegavamo. E poi loro dicevano, ah ma io leggo il cartaceo, io già leggo il cartaceo, dunque. Sì, perché poi in Italia lettori forti sono pochi, ma sono molto, 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 molto agguerriti, giustamente. E sentono di dover difendere la loro posizione. Adesso, per fortuna, con gli anni la situazione è cambiata. Ma io direi che, allora, leggere è fondamentale. In qualunque forma, leggere è importante. Noi lo diciamo sempre, noi tutti della Emo siamo anche forti lettori di cartaceo, dunque non è che passiamo la nostra vita leggendo, ascoltando.
È una cosa che può piacere, ma ci sono anche persone che ci hanno provato e non ci si sono trovate. Ma appunto, spesso succede, al di là del fatto che uno può leggere, per esempio, se è un lettore forte, quando non può leggere, quando per esempio guida, quando è un artigiano e sta facendo qualcosa, quando fa il sugo, quando stira, però un lettore forte vuole continuare a leggere sempre, dunque, quando non può farlo perché ha le mani occupate, può ovviamente farlo. Farselo fare, farsi leggere un libro da un grande lettore. Ma la cosa appunto meravigliosa dell'audiolibro è che anche quando tu leggi un libro, hai letto un libro che conosci molto bene, come per esempio appunto La Storia, Anna Karenina, cose che abbiamo letto e abbiamo amato profondamente, nel momento in cui questo libro viene letto ad alta voce, c'è sempre qualcosa di diverso, è sempre una scoperta. Per cui la lettura ad alta voce rivela un po' delle pieghe nascoste. E allora è un di più, un di meno, non lo so, però insomma è un arricchimento. C'è gente che ascolta il libro prima in audiolibro e poi se lo legge in cartaceo. C'è chi legge il libro in cartaceo, l'ha letto magari 10 anni fa. E adesso se lo rilegge ascoltandolo. Per fortuna, diciamo, questo pregiudizio, che è verissimo, anzi ti ringrazio di questa domanda, si sta pian piano sfaldando. È così, ecco. Ecco, Che poi secondo me. durante questo anno di Covid c'è stata un'impennata pazzesca, vero? Sì, Anche perché molti assolutamente. di noi non riuscivano, anche io mi ricordo nel primo periodo, non riuscivo a leggere nemmeno una pagina. Sì, è vero, molti forti lettori hanno avuto dei momenti di autentico panico, no, è vero, è vero. Poi insomma è anche bello sedersi sul divano quando si arriva a casa e sentire Fabrizio Gifuni che ci legge un libro, cioè Esatto. o Anna. Secondo me l'audiolibro ti regala una libertà che devo dire che diciamo che il libro non ti permette, oppure ti rende difficile, perché ci sono tante cose che io faccio e poi soprattutto noi donne che siamo, che facciamo tante cose tutte insieme, a volte non ho proprio il tempo di sedermi, mettermi lì e leggere un libro, per cui per me l'audiolibro è quello che mi dà la libertà di poter fare delle cose. Io devo dire, io gli audiolibri li ho conosciuti qui in Inghilterra, allora, qui proprio arrivata da poco, e perché li prendevo per l'inglese. E io mi ricordo la prima vacanza al mare, che è stata la gioia più incredibile, perché col libro io avevo bisogno dell'occhiale di qua e quello da sole perché poi c'era il riverbero e poi toccavo la cremina, mi si impiaccicava il libro. Audiolibro, tap. E tu hai appunto Gifuni, Fabrizio, che salutiamo caramente. Ciao Fabrizio! Ciao Fabrizio! Che oltretutto l'ho sognato, gliel'ho raccontato in sogno, abbiamo deciso di giocare i numeri all'otto e se vinciamo, sbeziamo. Questo è Grande! un sogno con Fabrizio e Gifuni. Allora, no, volevo dire, secondo me sono quelle cose che ti danno proprio, per me l'audiolibro dà l'idea proprio della libertà. La libertà. E poi, come ho detto prima, cosa c'è di più bello di qualcuno che ti racconta una storia? Non è vero, Cioè, comunque anche a io me. No, vorrei no, vai, grazie. vai. C'è sempre qualcuno, cioè io vivo da sola, per cui sento gli audiolibri ed ho qualcuno con me che mi racconta la storia. No, è vero. Comunque, Ornella, anche a me mia madre non mi ha mai letto le storie, vorrei dire, no, vorrei unirmi a Anche a me, mica, no, te. no, No, però ma obbligava a come? leggere mia mamma. Fin da piccoli, noi la sera, quando andavamo a letto, dovevamo avere il libro e dovevamo leggere delle pagine. Ecco, vedi. Assolutamente. Ma io mi Bene. ricordo 7-8 anni col libro nel letto. Per Infatti. questo. Vabbè. No, poi un'altra cosa che ci dicevano era che, per esempio, non si crea un rapporto di intimità con la carta, cioè crei un rapporto quasi fisico di intimità perché tu hai un oggetto che ti sta raccontando una storia fisico. Però io dico anche che invece anche ascoltando si crea questa intimità, perché dopo un po' che tu ascolti, se la voce ti piace, la storia ti prende e la storia è ben letta, in realtà
A parte che la fantasia va a parte, cioè la mente ti si apre così come ti si apre quando leggi la pagina di un libro, però crei un rapporto invece stretto tra te che ascolti e la voce che ti sta leggendo il libro, cioè non è che è un patto che viene meno tra te e l'autore, c'è un tramite, ma comunque c'è un tramite anche quando noi leggiamo sulla carta, cioè c'è sempre un filtro, il filtro siamo noi che lo leggiamo e che se siamo particolarmente allegri una certa pagina suona in una maniera, cioè il filtro c'è sempre, è inevitabile, insomma non è così, insomma è un'esperienza bella, ecco. Vabbè. Io, a parte che ho ancora i brividi per le pagine che ha letto Yaya, non lo so, mi sembra quasi magico questo fatto che siamo in un'era così tecnologica e la tecnologia però ci ha permesso di tornare a una cosa così arcaica, se vuoi, come la narrazione orale. Questa cosa è pazzesca. Assolutamente, è molto bella, è anche molto, è molto... No, vai Ornella, scusami, ti ho interrotto. Brava, una bella riflessione. Sì. Appunto, io penso che sia parte del nostro DNA, perché noi come lettori l'umanità non nasce lettrice di carta, papiro, quello che è, nasce lettrice che ascolta le storie che gli vengono lette ad alta voce, e l'acquisizione della lettura a livello universale, diciamo, è più recente, per cui oltre al fatto dell'esperienza delle mamme che leggevano, a me a Ornella no, però agli altri bambini sì, quando erano piccole, mamme terribili, no, meraviglioso, ma le salutiamo anche le nostre mamme, ciao mamma, ciao mamma. Valeria, ciao, qui proprio andate in cacciara completa, evviva! Flavia, io e te figlia sempre in cacciara. è vero, ma è questo che ci mantiene vive e allegre. Per cui, insomma, vabbè, adesso non mi ricordo più cosa volevo dire. Comunque, evviva gli audiolibri, ecco. Allora, ascolta Flavia. Dunque, sì. Adesso finiamo. Sì. Una promessa. Sì. Via. Un cin cin. Cheers! E devi tornare e ci devi portare giusto appunto Fabrizio Gifuni. Oi! Ci provo, sì, ma lui verrà felicissimamente, ma anche senza di me viene. Comunque, lanciamoglielo. No. Viene e ci racconta perché, allora, ecco, io uno di quei libri che devo dire sulla carta ho fatto molta fatica e adesso era un po' di anni fa, i miei ricordi sfumano, ma probabilmente non ce l'ho fatta, ammetto, e invece mi sono bevuta l'audiolibro. È il quel pasticciaccio. Sì, quello è un capolavoro. Che è stato, e io devo dire, lui disse una cosa molto interessante quando venne a Londra a presentare l'audiolibro, e che quel pasticciaccio è un libro che si conquista. Cioè, non è un libro, cioè lo devi proprio conquistare, lo devi volere. Io probabilmente, essendo una pavida, una donna, ormai senza energia, ho ceduto. Però l'audiolibro, cioè, mi ha fatto capire, uno, la grandezza del libro. È vero, sì. Perché io devo dire, lo so che dico quelle cose che poi verrò insultata in tutti i modi, non l'avevo capita la grandezza del libro. Facevo fatica, mi ero anche un po' stufata. Sì, ma è lecito, ma è vero, è vero. È allora vero. Ho sentito l'audiolibro, letto da Gifuni, cioè che è una roba pazzesca, e ho detto, ma questo è un libro pazzesco, è un mio limite, che non sono riuscita a entrarci, ma sono ma io, tu, non è no, lui. Ma non è vero. Perché noi facendo pasticciaccio, appunto, che i nostri distributori ci avevano detto ne venderete 3 copie, appunto, se vi va bene, perché in realtà l'abbiamo stampato, ristampato, ristampato ancora, perché molti sono venuti a ringraziare Fabrizio, no? Insomma, e a dirci grazie alla lettura di Fabrizio Gifuni noi finalmente abbiamo avuto questa matassa che si è dipanata, cioè lui ci ha porto il libro, che è lecito, è meraviglioso, cioè ci sta.
Tra l'altro voglio dire che siamo stati recentemente in sala con Fabrizio e abbiamo letto un libro di Sciascia. Cioè, siamo usciti io e lui, cioè io ero gasatissima, todo modo di Sciascia, a parte Bellissimo. che mi ha riportato indietro, appunto, gli anni 70, vabbè, poi abbiamo parlato lungamente, vabbè, poi lui adesso sta girando con Bell'occhio, l'ho sceneggiato su Moro, eccetera, eccetera. Libro strepitoso, letto in maniera strepitosa da Fabrizio, che verrà pubblicato da noi, adesso non mi ricordo, tra un po', ecco. Siamo usciti tutti e due da quella lettura proprio, cioè è stata una gioia, ecco, una meravigliosa, per cui insomma. Ecco, e concludiamo con l'ultimo audiolibro che devo dire mi ha entusiasmato proprio, che è un audiolibro di un libro che tutti abbiamo letto, però anni fa, e forse l'abbiamo letto, che sono I Promessi Sposi. Che secondo me I Promessi Sposi letti da Paolo Poli sono, non so, il capolavoro. Io avevo amato il Promessi Sposi libro. che l'abbiamo odiati tutti, si può dire, cioè, a Cosa? No, io scuola. avevo amato il libro. Io il libro l'avevo amato anche da ragazzetta, Neanch'io. incredibilmente. A me era piaciuto Sì. tantissimo. Però appunto sono quei libri che uno dice no, no, non sto a rileggerlo. No, invece bisognerebbe rileggere i libri in età diverse perché È cambia sui vero. libri assolutamente. Per cui ascoltando l'audiolibro, cioè, mi ha fatto felice. Io ringrazio la Emons Audiolibri di esserci, di esistere. No, Grazie. Grazie a veramente. Poli che è entrato, è stato tanti giorni a leggere I Promessi Sposi, di cui peraltro lui conosceva dei brani a memoria. Incredibile. Per Ma cui è non voglio chiederti cosa è stato lavorare con Paolo Poli. un vero privilegio anche quello. Eh De sì. Gregori e Paolo Poli, non solo, anche Anna, tutto, però certo, sono stati, insomma, è stato un assoluto privilegio. Va Vabbè, bene. insomma, mi sto ripetendo. Comunque, Ma è un Flavia. privilegio essere stati anche con voi stasera, attenzione, Grazie Flavia, è stata eh? una chiacchierata No, cosa vuol bellissima. dire? Certo, Flavietti, ascolti una cosa, Flavia. Allora, Sì. uno, possiamo, questa è un'idea bellina, possiamo fare, se interessa al nostro pubblico, anzi facciamo subito un sondaggio. Oi, Scrivete se oi, oi. vi interessa che io e la Flavia vi raccontiamo. No, No, e ti qui... prego. No, ascolta, bisogna chiamare la Clara Caleo Green con Certo, noi. è Assolutamente, vero. Clara Caleo Green ci devi essere a raccontare le avventure dell'Italian Bookshop. Va bene, ma Fantastico. è un'idea che ho lanciato così, ma e non ero neanche ubriaca, tra l'altro, No, ma ma vabbè. secondo me sarebbe divertente raccontare un po' come andrà. Vabbè, comunque, questo vediamo. E poi magari più avanti torniamo a fare delle altre così, delle altre Eccola chiacchiere sugli qua. audiolibri. E arriva la Clara che dice che io non leggo, è troppo piccolo. Dice che Dice sia che che sia commozione, morta. grazie. Grazie Clara, ciao Clara. Ah, no, pensavo che me lo doveva venire subito a fare la serata sull'Italian Bookshop. Va bene, ragazzi, adesso noi dobbiamo. Ornella, Ornella, ti porto anche guanciale. L'ha detto, quindi Linone ormai. mio. Ti porto guanciale che parla della tregua di Levi, ci provo. Oh, Dio mio, il mio linone subito. Va bene, dai. Vabbè, ragazzi, qui ormai stiamo trascendendo, ma questa siamo io e la Gentili. Grazie Allora, veramente. Flavia, tu adesso sei a Roma e vedrai tutti i tuoi. Ah, punto primo. Ci saluti. Sì. Linone nostro, Sì. affettuosamente. Va bene. Fabrizio Gifuni. De Va bene. Gregori, Va chiaramente. bene. Poi aspetta, chi altro che mi viene in Aiuto. mente? Vabbè, questi. Ah, no, anche quello che ti è simpatico a te, che anche a me non è antipatico, non mi viene il nome. Che stiamo facendo? Oddio. Francesco, come si chiama? Quello è il libanese. Montanari, Monti, Beh, mitico, ecco. grandissimo Monti. Il nostro No. libanese di Romanzo Meraviglioso Criminale. Allora, Monti. grazie, grande, grandissimo attore. Vabbè, ragazzi, se no io qua continuo, è meglio che smettiamo. Grazie Ciao a veramente. tutti!
Grazie, grazie, grazie. Grazie Ornella, grazie Martina. Grazie Flavia. Audio libri, scusa un attimo, si comprano in libreria, se no si possono prendere direttamente anche sul sito Emons. Io questo sì, lo capisco perfettamente, perché non tutti più hanno i computer, le sì, cose, per cui sul sito Emons potete scaricare i vostri audiolibri. Andate solo a guardare il catalogo che hanno, perché è incredibile, pazzesco. Grazie. 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 A presto, baci baci, ciao, grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, Carolina. Ornella, niente, qui siamo fuori tempo massimo, sì, abbiamo già ricordato gli audiolibri e il prossimo appuntamento è il 30 marzo. Ah sì, 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 con sì, Marilu sì, Oliva, con il suo e Paolo Di Paolo. E il presentatore della Marilu è un autore che noi amiamo molto, che è Paolo Di Paolo, che presenterà il libro. Per cui questo, e poi dopo in aprile avremo delle bellissime sorprese che vi racconteremo man mano. Vi salutiamo, grazie a tutti della compagnia. Grazie, grazie Martina della tua regia. Grazie Ornella. Ciao, ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Buona serata a tutti, a presto. Comprate qualcosa però, ogni tanto. Grazie. Ciao.